Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Oggi la Chiesa celebra la memoria liturgica, fratelli e sorelle carissimi, di San Gregorio Papa, San Gregorio Magno. Sapete che Magno gli è stato attribuito dopo la storia, Magno in latino significa grande, perché è stato un grande papa oltre che un grande uomo. È bene spendere qualche parola perché San Gregorio Magno è uno dei quattro dottori della Chiesa Latina, tra l'altro tutti quanti rappresentati qui nell'abside, nel coro bellissimo della nostra Chiesa, San Gregorio Magno, Sant'Ambrogio e San Girolamo. San Gregorio Magno, Sant'Ambrogio, San Girolamo e Sant'Agostino sono i quattro dottori della Chiesa Latina. Ma San Gregorio nacque nel 540 circa da una famiglia senatoriale romana, era un nobile uomo e prima di diventare prima monaco, poi diacono, presbitero e papa, fu prefetto di Roma. Essere prefetto di Roma, sapete, l'impero romano era caduto dopo 476, quindi c'era il tempo delle invasioni barbariche, qui a Roma svolgeva la carica di prefetto, quindi era un pezzo grosso, molto colto, oltre che molto intelligente. E poi decise di ritirarsi in monastero. Il monastero era la sua bellissima villa romana, che insomma mi ricordo male stava a Lucerio, che là di via monastero. E il Papa lo ordinò diacono e lo mandò come suo legato nel 581 all'importantissimo concilio di Costantinopoli, Costantinopoli III, se non ricordo male, il terzo concilio di Costantinopoli. Tornato poi a Roma nel 590, fu eletto al solito di Pietro. Rimase 14 anni come Papa, ma infatti fatto tutti i ruoli in 14 anni, veramente. È stato veramente qualcosa di straordinario. Sapete che la messa, lui sistemò la messa antica, che si chiama anche messa gregoriana, e quella messa è andata avanti per 1000 anni senza che nessuno la toccasse più. Si è inventato il canto gregoriano, che è andato avanti tuttora adesso, ci sono i canti gregoriani nella chiesa, anche se sono caduti un po' in disuso, la salmodia dei monaci, quindi la salmodia gregoriana, si è inventata lui, l'ha scritta lui, quindi era un uomo tra l'altro moltissimo, espertissimo in tante cose. E scrisse un libretto, la regola pastorale, bellissimo per i sacerdoti, pensate, è l'unico libro di testo per i seminaristi fino al concilio di Trento. Tutte le cose che ha fatto San Gregorio sono state durate 1000 anni, almeno, quindi capite, cioè è stato veramente una grandissima attenzione per i poveri, veramente è stato un uomo, che dire un uomo di Dio è dire veramente poco, ha detto una benedizione per la Chiesa ed è sempre stato un'autorità indiscussa anche dal punto di vista teologico. Morale, scrisse un'opera in morale di Giove, commenta il libro di Giove, che ha fatto, è stato il punto di riferimento della morale cattolica per altri 1000 anni. San Tommaso d'Aquino, quando parla di teologia morale, fa sempre riferimento ai morali, quasi sempre di Sant'Agostino, quindi è stato un grandissimo papa. Ecco, un gran papa pieno di quella sapienza soprannaturale di cui San Paolo ci parlava nella prima lettura. Grande sapienza di Dio è data appunto da Cristo crocifisso. E San Gregorio, come tutti i grandi santi, insomma, ha lasciato una vita veramente stupenda, una vita piena di gusto, piena di fasti, per abbracciare Cristo povero prima nella vita monastica e poi è stato da lui rielevato, insomma, a grandi responsabilità, vissute sempre con una grandissima umiltà e spirito di tradizione. E passiamo poi brevemente alla pagina evangelica. Oggi comincia nella Chiesa la lettura del Vangelo di Luca. Voi sapete che nei giorni feriali si susseguono i tre Vangeli. Ecco, questo è, diciamo, l'inizio della vita pubblica di Gesù secondo San Luca. Adesso il Vangelo di San Luca ci accompagnerà per lungo tempo, quotidianamente. E in questo passo, ecco, Gesù mostra che in lui le promesse si sono adempiute e incontra subito i primi grandi rifiuti. Attenzione che i rifiuti li incontra a Nazareth, lì dove era ben conosciuto. Questo ci ricorda ancora l'importanza di non guardare le cose di questo mondo con occhi umani, anche perché Dio molte volte ama sorprenderci facendo grandi cose attraverso mezzi apparentemente o umanamente poveri, semplici. Tutta quanta la vita di Gesù e la missione di Gesù è stata caratterizzata da questo. Quindi quella sapienza che ha animato la vita del ministero pastorale di San Gregorio, che
rifugio in Cristo crocifisso. Cristo crocifisso ci sembra una cosa sapiente a guardarlo, insomma. A Paolo dice questa sembra una cosa stolta, che Dio fatto uomo debba morire in croce. Eppure dietro il crocifisso c'era Dio fatto uomo che stava pagando il prezzo di riscatto per tutta l'umanità, restituendoci la grazia e manifestandoci in grado solo il suo amore per noi, no? Ecco, però Dio ama sempre nascondere sotto le apparenze della normalità le cose grosse del proprio della sapienza, appunto imparare a discernere la sua azione, la sua mano, anche in quelle cose in cui apparentemente nulla di strano, nulla di grande, di appariscente, sempre deve manifestarsi. La messa che stiamo per celebrare sappiamo che è sempre la testimonianza perpetua, apparentemente non si vede niente, ma tra poco tutto il paradiso scende su questo altare e gli effetti di una messa ben celebrata, ben vissuta, di una comunione ben fatta sono meravigliosamente divini per quanto riguarda la grazia che produce in noi. Bene, ringraziamo il Signore per il dono di San Gregorio, per l'intercessione di Maria Santissima, preghiamo per il successore di Pietro, che ha, mi raccomando, non manchi mai la nostra preghiera quotidiana, l'intenzione, per il Papa che porta un peso molto grande, lo ha sempre portato, lo porta anche oggi, quindi ha bisogno di, non soltanto di molto sostegno morale, ma anche di molta preghiera per riportare il carico di tutta quanta la Chiesa sulle spalle, è cosa non indifferente. È un essere umano come noi, certamente insignito di tanti aiuti da parte del cielo, un essere umano come noi, ha bisogno della nostra preghiera e del nostro aiuto. Celebrando la messa in onore di San Gregorio, tutti preghiamo per il pontefice regnante, perché il Signore mai vi faccia mancare le grazie più necessarie per compiere il suo ministero pastorale nella Chiesa. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre, sempre.